con il fumo. Estra mette gli occhi su Publiacqua, lasciamo la cronaca, l'obiettivo è rilevare le quote di Acea. Estra guarda con interesse a Publiacqua, più che a Publiacqua ad Acea, il colosso dei servizi pubblici che controlla Acque Blu Fiorentine, raggruppamento di imprese che detiene il 40% della società che gestisce il servizio idrico nelle province di Prato, Firenze, Pistoia e Arezzo. Ora che si avvicina l'ingresso in borsa, Estra punta a conquistare un ruolo nel ciclo idrico integrato e l'idea, al momento niente più che una prospettiva, un desiderio, è entrare in Publiacqua attraverso l'acquisto della fetta attualmente in capo ad Acea. La Multi Utility Toscana, che centra obiettivi a ripetizione facendosi largo nel mercato dei servizi pubblici anche fuori regione, punta al servizio idrico per dar vita a sinergie con quelle che sono attualmente le sue attività di riferimento. Un desiderio che va oltre lato 3 Medio Valdarno, quello in cui opera Publiacqua. L'auspicio infatti è tentare l'ingresso in tutti o in alcuni degli altri ambiti territoriali. Il progetto è ambizioso, complicato e soprattutto costoso e consentirebbe a Estra di importare in Toscana quei modelli avanzatissimi di gestione dell'intera filiera dei servizi pubblici che già funzionano in diverse regioni del nord, Veneto, Lombardia, Piemonte e la più vicina Emilia-Romagna. La trattativa con Acea non c'è, il percorso di discussione sul tema Publiacqua non è mai partito. A oggi le agende delle due multi-utility registrano un solo incontro, peraltro datato, a cui non c'è stato seguito. Una partita a due, ma solo apparentemente, perché gli interessi in campo sono tanti e non mancano ovviamente quelli politici. Estra non accantona il suo auspicio che, al netto delle evoluzioni fatte nel tempo, riporterebbe le lancette indietro e di tanto a quando Consiag era gestore unico di acqua e gas.